Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buona domenica e niente, sto per registrare un effetto di Finkelstein, alias Max Maven, che mi è stato richiesto e voglio accontentare questa richiesta perché è un amico che stimo tantissimo. Andiamo alla performance. Mazzo di carte. Ovviamente io non riesco a gestire altro, non mi piacciono troppo e quindi anche questo effetto di Max Maven lo faremo con un mazzo di carte. Allora, l'effetto è questo. Praticamente possiamo dire a una persona di scegliere una carta, ma potremmo fargliela scegliere anche in una maniera un po' diversa, che è più o meno questa qua. Ci facciamo dare lo stop quando vuole. Immaginiamoci dia lo stop qui. Lo spettatore dovrà memorizzare questa carta. La potrà pure firmare. Vediamo quale carta è. 10 di cuori. Vi ho detto che la può firmare tranquillamente, a noi non ci cambia l'effetto. Ok, quindi prendiamo, la inseriamo in un punto qualsiasi. Diamo un'ulteriore mescolata. Quindi cosa faremo? Diciamo che inizialmente abbiamo preparato alcune carte sulla cima del mazzo, ossia i nostri quattro assi. Provate a immaginare quattro assi di dorso rosso e sono esattamente quadri, picche, cuori e fiori. Cosa faremo con i quattro assi? Innanzitutto prenderemo la carta dello spettatore e la inseriamo fra i quattro assi. Come lo vediamo questo? Semplicemente facendo questa mossa qua. Perché riusciamo a saperlo? Perché l'unica carta di colore diverso è la carta scelta dallo spettatore. 10 di cuori, vi posso garantire che è quella firmata. La lasciamo in vista sul tavolino. Perché? Perché intanto dimostriamo come nel passaggio così veloce dalla carta scelta tutte le carte hanno cambiato colore di dorso. E non solo tutte le carte, ma anche l'intero mazzo di carte. E che la carta firmata dallo spettatore per riconoscersi è rimasta l'unica a dorso rosso. Questo è l'effetto, nome Chroma Key di Finkelstein. Andiamo al tutorial. Spiegazione di questo effetto, bellissimo, un color change completo di mazzo, veramente stupefacente. Allora prendiamo un mazzo a dorso blu o a dorso rosso, come meglio preferite, e dobbiamo avere tre carte a dorso rosso, se prendiamo il mazzo blu, che sono l'asso di fiori, l'asso di cuori, il 10 di cuori. In questo caso può essere una qualsiasi carta, non deve essere obbligatoriamente un 10 di cuori, può essere una qualsiasi carta e poi sarà quella che noi forzeremo allo spettatore. Ovviamente se scegliamo queste tre carte dobbiamo togliere dal mazzo blu le relative carte uguali, cioè l'asso di cuori, il 10 di cuori, l'asso di fiori. E due assi rimanenti, picche e quadri sotto. Quindi questo è il setup iniziale, visto di faccia e di dorso. Questo setup sarà in cima al mazzo. Ovviamente questo potrebbe essere un gioco di aperture, dove noi ci presentiamo a un tavolo, tiriamo fuori il nostro bel mazzo di carte, lo apriamo, lo estraiamo dal lato della faccia e facciamo un overhand shuffle di faccia, così che non si vedano i dorsi. Ricordatevi che di faccia possiamo fare esattamente tutto quello che facciamo con le carte di dorso. Persino un falso taglio possiamo fare di faccia. E giriamo. Ora diciamo che potremmo far scegliere una carta a uno spettatore. E apriamo le prime tre carte, le uniche tre carte a dorso rosso. Questo a fortificare proprio la visione del colore rosso. Ma poi ci ripensiamo, chiudiamo e diremo di far scegliere una carta in una maniera diversa. Ci prepariamo con un pull down una carta in break, l'ultima.
facendo un pull down col mignolo. Quindi prendiamo esattamente tutto il mazzo tranne l'ultima carta e facciamo un Indo Shuffle. Vedete, io sto portando via sia l'ultima contemporaneamente al mazzetto superiore. E invitiamo lo spettatore a darci lo stop in un punto qualsiasi. Mettiamo caso ci dica stop qua. Giriamo tutti e due i mazzetti e indicando col dito indice diremo questa sarà la carta che lo spettatore dovrà guardare e firmare. Tutto questo serve soltanto ad avvalorare sempre la tesi del rosso, 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 rosso. Lasciamo la carta in mano allo spettatore, torniamo tutto faccia in alto, effettuiamo di nuovo un pull down all'ultima carta e inseriamo fra questa e il resto del mazzo la restante porzione di mazzo nella mano destra, così da tornare con il mazzo che ha come prime due carte i due assi rossi e a seguire i due assi blu. Ok, fine qua. Sembra complesso, ma spero di riuscirci senza troppe difficoltà. Lo spettatore firma la carta, quindi potremo anche vederla. Nel frattempo noi che cosa facciamo? Possiamo prenderci un break alla prima carta per prepararci a una tilt. Una tilt che vuol dire che noi prenderemo la carta dello spettatore, faremo finta di inserirla al centro, ma in realtà la inseriamo dentro il break, come seconda, dalla cima. Questo in prospettiva dà l'idea che la carta venga davvero inserita in un punto qualsiasi del mazzo. Guardate che bella questa tecnica. E appaiamo tutto. In realtà la carta scelta è la seconda, dalla cima. E seguono gli assi poi. Fatta questa operazione, possiamo pure fare un altro miscuglio, non arrivando mai verso la fine del mazzo, quindi mescolando solo la porzione anteriore delle carte, e diciamo che facendo un taglio particolare, inventatelo voi quello che meglio vi riesce, riusciremo a far sì che quattro carte di nostra importanza saliranno sulla cima del mazzo. Ora cosa faremo? Noi dobbiamo prendere un break a 5 carte, cioè all'intero nostro setup. Quindi o facciamo contando al pollice o facciamo contando al pollice, non abbiamo altre alternative qua. Quindi, preso il break, il mazzo, tutta la parte rimanente andrà girato faccia in alto, facendo in modo che non si veda ovviamente il dorso. Quindi giriamo un po' il braccio e lasciamo le carte faccia in alto. Ora abbiamo questa situazione qua. Ora il gioco si sviluppa tutto interamente sul nostro setup. Diciamo che abbiamo preparato che cosa sulla cima del mazzo? I nostri quattro assi. Prendiamo il primo e lo portiamo sotto. Faremo ovviamente quattro assi a dorso rosso e facciamo una Hemsley Count normale. Una Hemsley Count normale. Ok? Che cosa ci permette questa Hemsley Count normale? Di portare la carta scelta come prima del mazzetto delle 5 e a seguire i quattro assi. Questo ci permetterà, dopo aver fatto la Hemsley, di girare faccia in alto le carte e mostrare i quattro assi, trattenendo le ultime due come se fossero una. Quindi quattro assi a dorso rosso. Chiudiamo. E ora facciamo una tecnica chiamata Milk the Deck. Sarebbe mungere la mucca. Facciamo una buckle all'ultima e prendendo il mazzetto fra il pollice e il medio asportiamo la prima e l'ultima. Vedete quello che sta succedendo? Ovviamente tenendolo appaiate non si noterà il colore blu di quella che abbiamo asportato e quindi noi ci portiamo via due carte e le portiamo sopra. Fatto questo, simuliamo di prendere dal mazzo la carta scelta e firmata e di metterla fra i quattro assi. Anzi, questa simulazione l'ho fatta prima di fare il Milk the Deck, cioè noi siamo in questa situazione qua, ragazzi, chiedo scusa. Diremo, guarda, adesso prendiamo la carta e la mettiamo in mezzo. Eseguiamo l'asporto delle due carte contemporaneamente e le portiamo sopra. Quindi adesso sì, abbiamo questa situazione qua.
diciamo, da cosa la riconosciamo la carta? Che è l'unica a dorso blu. Quindi prendiamo la prima, che è la carta scelta, e la mettiamo sotto quella blu. E seguendo in maniera fluida, giriamo la blu con un turnover in doppia e mostriamo come sia la carta scelta dallo spettatore e firmata. Torniamo di dorso. A questo punto dovremo eseguire una conta ottica, ossia facciamo uno slide verso il basso della prima carta e tiriamo via la seconda, dicendo lasciamo faccia in alto la carta scelta dallo spettatore sul tappetino. Appaiamo il tutto e adesso siamo in questa situazione. Conta ottica vuol dire che noi dobbiamo mostrare queste quattro carte come se avessero tutte quante il dorso blu. In che maniera? Sfiliamo la prima, giriamo il dorso e giriamo pure l'ultima, le tre contemporaneamente. Torniamo di faccia, sfiliamo la seconda e ancora una volta giriamo contemporaneamente le mani. Sfiliamo la terza, ancora una volta giriamo contemporaneamente le mani. E l'ultima carta la mettiamo sotto, dicendo che nella fretta di passaggio tutte le carte sono cambiate colore. Posiamo sul resto del mazzo, recuperiamo il mazzo e diciamo: e cosa strana, anche l'intero mazzo ha cambiato colore. Sfogliamo fino a restare con le ultime appaiate e ci possiamo divertire a spanderle tutte. La sensazione che daremo è proprio che le carte siano tutte interamente blu. Guardate, fino alle ultime tre. Certo, se andiamo oltre si mostra il colore rosso, quindi l'accortezza di non spazzare le ultime tre. Quindi ritorniamo l'attenzione sulla carta scelta e diremo: guardate, però la carta scelta è filmata, per rimanere al centro dell'attenzione è l'unica rimasta a dorso rosso. E il gioco è completato. Se vogliamo utilizzare il mazzo blu scaricando i due assi, molto semplicemente faremo un break agli ultimi due assi, metteremo la carta dello spettatore di colore diverso dicendo questa non ci serve più perché è di colore diverso, la mettiamo in tasca e siamo pronti immediatamente con il mazzo interamente a dorso blu. Vi mancheranno tre carte. Ora io vi voglio dare pure un consiglio. Io questo effetto l'ho sempre fatto senza togliere le carte, al massimo ho tolto solo la carta dello spettatore, ma i quattro assi l'ho sempre mantenuti integri nel mazzo. Perché? Perché anche se noi li scorriamo nel miscuglio e può capitare che uno si veda, forse aumenta il pathos sul fatto che poi dopo il miscuglio magari i quattro assi li troviamo sulla cima del mazzo. Quindi resta quasi tutto normale, cioè io comunque ripeto ragazzi, io vi dico la mia esperienza live sulla mia pelle, non ho mai avuto un solo problema a mantenere gli assi, il che mi permetteva che una volta scaricate le tre carte rosse potessi avere a disposizione un mazzo intero per poter continuare le mie performance. Spero abbia fatto la cosa gradita pubblicando questo tutorial e ragazzi vogliamoci bene, viva la magia, ciao!